Questa sera festeggiamo due avvenimenti. 30 anni fa, Patricia e io, lo ricordo con molta emozione, aprimmo un piccolo negozio, oggetti artigianali per la casa Stewart. Poco dopo aver aperto quel piccolo negozio, ricevemmo il più prezioso regalo di tutta la nostra vita. Una meravigliosa bambina. Oggi questa bambina è cresciuta, è una giovane donna realizzata, piena di talento, che è diventata non soltanto la mia splendida figlia, ma anche il mio direttore marketing. Ti amo. Il secondo avvenimento da festeggiare questa sera è il matrimonio della mia irreprensibile Vanessa con Steven. Steven negli ultimi 4 anni ha lavorato con noi senza risparmiarsi per realizzare il mio desiderio di essere conosciuto ovunque. Nessun padre pensa che al mondo esista un uomo degno di sua figlia. Ma ve lo dico con tutto il cuore. Credo che a nessun altro darei il benvenuto nella nostra famiglia come lo do a Steven Watkin. A Steven e Vanessa. E al futuro della dinastia Stewart. A Steven e Vanessa. A Steven e Vanessa. Una consegna per la dinastia Stewart. L'ho disegnato io stessa. Ah, sì, grazie. Ah. Che cos'è? È bellissimo. Volevo che in luna di miele ti vestissi come una Bond girl. Oh. Come tua damigella d'onore, ma ho i requisiti per farlo. Sei nubile? Allora no. Forse sarà meglio che non indossi un vestito bianco. Come tua damigella d'onore, tesoro, è mio dovere dirti che stai per fare un terribile errore. Tu pensi? Vanessa, se decidi di sposare un uomo, si presume che lo ami veramente, che lo ami con tutta l'anima. Ah, siete qui! Ciao, Steven, ciao, che bella festa. Manca solamente una jazz band. Mimi e Vanessa, ciao, ciao. Guarda. Oh, quasi dimenticavo. Bill Beckock e sua moglie hanno chiesto di giocare a golf con noi domenica. Ah, bene. Sì? Bene. E questo cos'è? Oh, sì, sì. È simpatico. Giochi a golf con un fornitore. A me piace. Dove andiamo? Scusi, hanno cambiato. Prima il vaporetto non si fermava lì. Scusi? Il vaporetto non aveva un'altra fermata, no? Mi dispiace, signorina, non lo so. Non lo sa? Ah. Questa è un'altra linea. Cosa? Ci fermeremo al prossimo attracco, San Samuele. Lì c'è la fermata. Ah, grazie. Prima volta a Venezia? No, vengo spesso per lavoro. Che fortuna. Ogni volta che mi voglio riposare cerco di venire qui. Che lavoro fa? Acquisto articoli da regalo. Sembro un ficcanaso. Deformazione professionale, faccio il reporter. Bill Fitzgerald. Vanessa Stewart, salve. Per quanto rimarrà qui? Può cenare insieme una sera? Sono molto indaffarata. Troppo anche per una cena? La mia tabella di marcia è imprevedibile. Ah sì? Sì. Anche la mia. Amo non dover programmare. Così la vita non diventa noiosa e imprevedibile. Oh, sì, sì, è giusto. Questa è la mia fermata. È stato un piacere conoscerla. Vuole che me ne vada, l'ho capito. No, io... Senta, sto viaggiando da sola e per il momento preferisco così. Non crede che il bello del viaggiare da soli sia poter conoscere gente nuova? Io ho ancora problemi con il fuso orario e vorrei solo andare in albergo. Va bene, ho capito, ho capito. Allora l'unica cosa che mi rimane da fare è andarmene. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Thank you.
salve. So cosa pensa. Un'altra volta quel rompiscatole. No, non esattamente. Quasi. L'altro giorno sono stato insopportabile. È che resto qui poco tempo e non volevo rimanere da solo. Le chiedo scusa. Forse ho insistito troppo. Allora scuse accettate. Posso sedermi? Sì, certo. Allora, sta lavorando molto? Sì, moltissimo, già. Articoli per la sua azienda? Posso vedere? Sì. Sono bellissimi, ma soprattutto questo. Come li sceglie? Beh, mi piace comprare oggetti molto particolari, perché questo mi dà la possibilità di essere fuori dall'ordinario. I pezzi unici per me hanno un grande fascino. In che senso? Penso che ci colpisca la personalità. Sì, questo è vero, ma sono pochi quelli che riescono ad esprimere se stessi. È difficile per lei esprimersi? No. Anche per me. A volte forse mi esprimo troppo, non crede? Hai qualche impegno per cena? Io non ne sono così sicura. Sto andando a mangiare in un ristorante qui vicino. Ti va di venire con me? Perché no? Sono affascinata dalla bellezza degli oggetti ben fatti, disegnati con cura. Ed è questo che vogliono i nostri clienti. Ad esempio, l'anno scorso sono venuta qui e ho acquistato dei vasi bellissimi. Avevano una linea perfetta, delle decorazioni a righe e dei cerchi che esprimevano una grande personalità. Ogni volta che li guardo mi danno molto conforto. Ed è questo che cerchi? Conforto? Per i miei clienti voglio oggetti da portare a casa e da guardare con piacere, che gli diano appunto conforto, sì. La mia amica Mimì ha un ninnolo antico di cristallo, un regalo di sua madre. Non l'avrebbe mai scelto, non è il suo stile. Ma sta là, sul pianoforte, è un ricordo della madre, un legame, eh? Ti piace il tuo lavoro? Ah, sì. Ma quando si parla di soldi, di prezzi competitivi... Non fa per te. Non fa per me. Sai, è una bella cosa che tu sappia dove stiamo andando, perché io mi sono completamente persa. Hai mai pensato di lasciare il tuo lavoro e di fare qualcos'altro? Oh, è la vita della mia famiglia. È come appartenere a un clan. Una volta che ci stai dentro... Sei troppo creativa per stare chiusa in un ufficio. Sì. All'università ho fatto anche un corso di scultura. Era la mia passione. L'arte è fondamentale. Dopo la morte di mio padre, mia madre iniziò a dipingere. Senza la pittura non so cosa le sarebbe successo. Le ha salvato la vita. Dipinge ancora? L'inizio è stato difficile, ma adesso può mantenersi da sola. Oh, io non credo che potrei farlo. Sacrificarmi. La vita è breve per sprecarla. È buonissimo. Mi stai mangiando tutto. Tanto tu non lo mangiavi. Per te la parola no non esiste. Deformazione professionale. Non vorrei trovarmi sulla tua strada. Ah, ma io sono gentile con le persone che stritolo. Qual è il no di cui non hai tenuto conto? Qual è stato? È successo in Somalia. Era nel 91. Cos'è accaduto? Guerre tra clan. Ero lì con Francis, il mio cameraman. E uno dei capi ce l'aveva con noi giornalisti. E nel bel mezzo della notte i suoi scagnozzi ci tirarono giù dal letto e ci sbatterono in galera. Per cosa? Per spionaggio. Non avevano bisogno di una ragione per spararti. Mentre eravamo in prigione, abbiamo capito quali atrocità erano avvenute. Interi villaggi erano stati spazzati via. Poi che successe? Qualche giorno dopo ci liberarono, scortandoci fino al confine. Ci siamo diretti a nord e quando la scorta ci ha lasciati siamo voluti tornare indietro. Siamo stati i primi a trovare le fosse comuni. Io sarei scappata. Non è così facile. Tornare era un dovere per me. Dovevo far vedere questi fatti o chissà quanti altri morti ci sarebbero stati. Deve essere difficile per chi ti sta accanto sapere a cosa vai incontro. Infatti mia figlia si preoccupa.
ma ho scelto di fare questo lavoro prima di diventare padre. Tu hai una figlia? Elena. È bellissima. Quanto è durato il matrimonio? Mia moglie è morta 8 anni fa. Mentre lavoro, Elena sta con mia madre. Cerco di vederla il più possibile. Parlami di te. Vedo che al dito hai un anello molto impegnativo. Sì, sono fidanzata. Chi è il fortunato? Si chiama Steven ed è il capo dell'ufficio finanziario della mia società. È l'uomo della tua vita? Io penso di sì. Sì. Allora è fortunato. Grazie per la cena. Ho veramente passato una bella serata. Non vorrai rientrare proprio adesso, al tramonto. È l'ora magica. Oh, domani ho una giornata pesantissima. Ma non puoi sprecare la notte a Venezia dormendo. Purtroppo mi devo alzare all'alba. All'alba? Andiamo. La città ti sta aspettando. Camminiamo fino alle Zattere oppure prendiamo un motoscafo fino a San Giorgio. Vediamo sorgere il sole su Piazza San Marco. No, di prima mattina devo andare a una fabbrica di vetro a Murano. Non posso neanche tentarti. Certo che puoi. Comunque adesso vado a letto. Mi piacerebbe venire lì con te. Mi ha sempre interessato la tecnica del vetro. Posso venire? Devo guardare molti articoli e trattare i prezzi. E non sarai disponibile? Temo di no. E ancora grazie per la cena. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Io devo andare. Ciao, Rosa. Vanessa, come stai? Sei bellissima. Grazie. Come va? Molto bene. E la bambina? Oh, sta bene. Ah, perfetto. Oh, oddio. È del 14° secolo. Sì. Meraviglioso. Il maestro sta iniziando un nuovo lavoro. Guarda, ah, fantastico. Credo che valga la pena vederlo. Vanessa Stewart. Lui è Bill Fitzgerald. Sì, è un giornalista. Ha voluto fare il giro di tutta la vetreria. Ho un amico al National Geographic. Ho pensato di fare un articolo sulla mia vacanza. Ma voi due vi conoscete? Sì, ci conosciamo. Un momento. Ho sempre voluto visitare una vetreria fin da quando ero bambino. Tu mi stai seguendo? Sì, lo confesso. Solo qui in Italia posso essere me stessa. Non mi piace essere seguita, comunque grazie. Non puoi esserlo a casa? No, sì, non è che non lo so. Però non lo sei? Ho un ruolo da mantenere, non posso abbandonare le Essendo persone. Te stessa? Io... Allora a casa sei una Vanessa fasulla, una Vanessa in maschera. Non sono fasulla, sono solo me stessa. Però reciti una parte. La smetti di parlare per me? Scusa. La stai facendo più grave di quanto non sia, io non ho nessun problema. Non hai amici con i quali essere te stessa? Uno? Spero che sia il tuo fidanzato. Grazie a te. Però Fabio... Anche se è incandescente, non puoi indossare guanti perché deve sentire la superficie. Ha un grande tocco. Sì. Sta facendo una clessidra. Ogni tocco produce dei cambiamenti. È questo il bello di lavorare il vetro. Plasmi la materia.
Questo regalo te lo manda il maestro. Oh, ti piace? Sì, tantissimo. Guarda. È perfetta. Sai cosa dimostra tutto questo? Cosa? Che la migliore politica è quella dell'onestà. Se io non avessi ammesso di aver fatto il cretino, non saresti mai venuta a cena. Forse la politica migliore sarebbe di non fare il cretino al primo incontro. Vedi, è qui che ti sbagli. Se non mi fossi comportato così, non avrei potuto scusarmi e tu non avresti mai ceduto. Il ragionamento non fa una piega. La verità è che sono un uomo fortunato. Perché? Perché sono nel posto più romantico del mondo e ho incontrato te. Pronto. Steven. Sì, mi sto divertendo molto. E tu come stai? Papà ce l'ha ancora con me perché sono qui, l'aspetti. Sì, va tutto bene. Ho trovato degli oggetti bellissimi. Davvero. Le decorazioni? Oh, sì. No. Decidi tu. Beige va bene. Sì. Ascolta, scusa, ma devo andare adesso perché mi stanno aspettando i disegnatori e c'è la cameriera che vuole cambiare le lenzuola. Sì, d'accordo. Sì, lo farò. Anch'io. Ciao. Cosa diavolo pensavi di fare? Era il mio fidanzato. Come sta, Steven? Senti, il fatto che tu abbia sconvolto il mio mondo non ti dà il diritto di mandare all'aria la mia vita. Ma non si è accorto di niente. Non grazie a te. Pensi che sia tutto uno scherzo? Penso che abbiamo passato una notte incredibile. Per me è stato così. Io non devo trascorrere notti incredibili con altri uomini. Dove stai andando? Vanessa! Aspetta! Vanessa! Vanessa! Dove vai? Vanessa, lasciami in pace. La vita non è mai così. Cioè? La vita non è mai come ce l'aspettiamo.
Quello che conta è solo l'oggi. Non tutti i progetti che facciamo riescono a realizzarsi come vogliamo. Esiste l'attimo. Esistiamo noi. Tu puoi vedere la vita in questo modo, ma io no. Mi dispiace di averti ferita. Passiamo il fine settimana insieme. Oddio, non devo. Non devo, io mi sento colpevole. Quando è stata l'ultima volta che hai riso come ieri sera? Davvero potrei essere un artista? Sì, certo. Perché ne sei così sicuro? Perché sei creativa, disciplinata. Tanto da fare bene un lavoro che non ti piace. Immagina cosa puoi fare con un lavoro che ami. Me lo dice anche la mia amica Mimì. Ma purtroppo è l'unica. Ehi, io non conto niente. Allora, adesso siete in due. È bello avere gente che ha fiducia in te. Ma solo tu sai qual è la cosa migliore. Che cosa stai facendo? Beh, ti lavo. Sei sicura che non vuoi che venga con te alla stazione? No. Meglio dirsi addio qui. Preferisco arrivederci. Quando ti potrò rivedere? Mai più. Perché? Io ho degli obblighi, questo lo sai. Dovremmo rimanere in contatto, noi due. Sarebbe bellissimo. Ma in realtà noi non ci conosciamo. Invece io ti conosco. E tu conosci me. Se cerchi di fare di più, rovinerai tutto. Dammi il tuo numero. Se mi chiamerai, non vorrò e non potrò vederti.
ragazza. Non puoi ingannarmi, lo sai? Mi hai parlato di San Giorgio, delle belle passeggiate che hai fatto, del vaporetto, delle magnifiche fornaci di Murano, ma non puoi prendermi in giro. Non ti nasconderò niente, soltanto che non volevo che andassi a sbattere. Hai incontrato qualcuno? Hai incontrato qualcuno? Chi è? Com'è successo? Si chiama Bill Fitzgerald e fa il reporter. Fa il reporter? L'ho mai visto? Si vede in televisione? Sì, è un inviato di guerra ed è irlandese. Oh, con quella voce sexy, con quelle spalle, con quei begli occhi blu. Oh mio Dio, sicuramente ci hai fatto qualcosa, qualcosa di speciale. Mi devi raccontare ogni cosa. Sono stati i 4 giorni più fantastici, romantici ed eccitanti della mia vita. È stato incredibile a letto, vero? Mimì! Raccontami tutti i dettagli. Oh, mia cara. Chi è? Sono io. Aspetta, aspetta, aspetta. Quando lo rivedrai, occhi blu? Mai. Che cosa vuoi dire? Che la mia vita è legata a Steven, quella reale. Quello che è successo in Italia lo devo dimenticare. Non è la realtà. Però potrebbe diventarla. Non ho preso il suo numero di telefono e non gli ho dato il mio. No, 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 Vanessa, aspetta, aspetta, aspetta ad aprire. Ma... guarda Steven. Guardalo bene e paragonalo. Ciao, mi sei mancata. Anche tu mi sei mancata. Ciao. Ciao. Scusa, ma ho avuto dei problemi che mi hanno portato via molto tempo. Non importa. Sai com'è, tutto non posto. Potevo liberarmi. Bene, adesso vi lascio da soli, piccioncini. Ciao. Guardalo bene e paragonalo. Ciao. Ci vediamo. Che voleva dire? Guardalo bene e paragonalo. Mimì ha qualche problema. Ah, e com'è andato il tuo volo? Non male. Ho ritirato il tuo vestito in lavanderia e ti ho portato questi documenti che avevi dimenticato in ufficio. Ti sei presa una piccola vacanza perché volevi andare via da tutto e da tutti? Così hai combinato piacere e lavoro. Sono passato da Yule e ti ho preso le cose che ti piacciono. A proposito, ti ricordi la casa di Riverdale? Beh, la affittano. Le ho dato un'occhiata e il prezzo è accessibile. Davvero? Possiamo vederla domani. Con tutti questi progetti, il futuro pianificato, non ti senti in trappola? Perché dovrei? Sto per sposare la donna della mia vita. No. Sei intelligente, sexy e soprattutto sincera. Le nostre carriere stanno decollando, tutto è a posto. Manca soltanto il matrimonio. Perché non fuggiamo insieme? Oh, no, tesoro, non possiamo. Con una simile notizia i nostri genitori morirebbero. E poi sono 9 mesi che lo prepariamo. Sei ancora sotto l'effetto del fuso orario. Perché non ti sdrai sul divano e ti rilassi un po'? Mentre io ti preparo qualcosa da bere, Da noi i nostri clienti si aspettano cose fuori dal comune e sono anche disposti a pagare molto per questo. Dovremo lasciar perdere tutto solo perché ci stiamo ingrandendo? Quando ti fai prendere dell'emotività sarebbe meglio che non parlassi. Emotività? Mi dici cosa c'entra l'emotività? Vanessa, in questo momento dobbiamo pensare a quotarci in borsa. Ma se ci quotiamo abbassando la qualità ci distruggeremo e tradiremo noi e i nostri clienti. Ha ragione Steven. Pronto? Il nostro unico obiettivo è quotarci in borsa. È per te. Pronto? Vanessa, sono Bill. Non riattaccare, ti prego. D'accordo. Lo so che non volevi che ti chiamassi, ma io dovevo assolutamente parlarti. Certo, può attendere un momento? Sarà una cosa un po' lunga, la prendo nel mio ufficio. Parla da qui. Devo vedere una cosa sul computer. Ci sono dei dati che non mi convincono. Vuoi parlare? Sì, no. Ma sei pazzo? Vanessa, ascolta. Sono nei Balcani. Tornerò a Dublino per il fine settimana. So che ti sto chiedendo molto. Ma devo vederti. Non dirmi di no. La mia vita sta andando in pezzi. Riesco a pensare solo a Venezia. Non posso venire a Dublino. So che è pazzesco. Che sei fidanzata e che sei a 3.000 miglia.
Ho continuato a ripetermelo ogni ora negli ultimi 3 giorni. Fino a quando non mi sono ritrovato davanti al telefono col tuo numero in mano. E finalmente ho trovato il coraggio per chiamarti, per chiederti questa cosa così folle. Sono sicuro che non accetterai. Ma ti prego, prima di rispondermi, pensaci. Io non posso venire. Quando ci siamo salutati? Mi hai detto che una cosa come questa non ti era mai accaduta. Come puoi dirmi di no? Dovrei arrivare un'ora prima di te. Ma se fossi in ritardo, sotto lo zerbino c'è una chiave. Ti prego, vieni. Ciao. Ciao. Che bei fiori. Ho pensato la stessa cosa incontrando il fioraio per le scale. Oh. Già. Non dirmi di no. Chi te li manda? È un pensiero di Mimì. Pensavo che avresti voluto rilassarti davanti a un bel film, soprattutto dopo la giornata che hai trascorso. Ma perché Mimì ti manda dei fiori? Sai, la sorella, quella che vive a Miami, è molto malata. Così ho detto a Mimì che sarei andata con lei questo fine settimana e per questo mi ha mandato dei fiori. È terribile, cancro? Sì, no, non ne sono sicuri. È una cosa di donne. Quando parti? Stanotte. Non ho molto tempo e devo fare ancora le valigie. Ma sei appena tornata. Sai, la sorella di Mimì sarà operata domani mattina presto e io... Mimì è distrutta. Ho capito. L'avevo già visto. D'accordo, allora fa buon viaggio. Grazie. Ti chiamo dopo, Certo, ti augurerei di divertirti, ma di fronte a una cosa così brutta, sai, non so che cosa dire. Beh, fa buon viaggio, eh? Ciao, d'accordo? Grazie. Ciao. Scusami ancora, ciao. Ciao. Vanessa? Amore mio. Ero preoccupata. Siamo rimasti fermi a terra per 2 ore. Mi dispiace. Com'è andato il tuo volo? Bene. Eccetto quando volevo buttarmi giù per non fare la cosa più folle della mia vita. Nessuno ti avrebbe pagato i danni. Quella è mia moglie con nostra figlia Elena. È stato terribile perderla. Sì, è vero. E come l'hai superato? Io non sono credente. Mia moglie però aveva una grande fede. Mi disse che dopo la sua morte sarebbe andata in paradiso. Ed era vero, perché le persone buone ci vanno sempre. Solo adesso me ne rendo conto. Per tutto il tempo ho creduto che avresti cambiato idea all'ultimo minuto.
Ci ho provato almeno una dozzina di volte. Però quando cercavo di tornare indietro, non ci riuscivo. Perché stai con lui? Questo ti farà un po' sorridere, perché mi posso fidare. Quindi c'è stato qualcuno che ha tradito la tua fiducia? Sai, quando avevo 12 anni, mio padre tradì mia madre. Deve essere stata dura. L'ho odiato per aver mentito. E in quell'occasione decisi che non avrei mai dovuto dipendere da nessun uomo nella mia vita. Stanno ancora insieme? Sì. Mia madre dice che ce la stanno mettendo tutta. Ma purtroppo non si fida. Penso che sia per questo che si è rimessa a lavorare. L'aveva lasciato per fare la mamma, ma dopo quella storia ha ricominciato a venire in ufficio ogni giorno. Io non voglio fare la stessa fine. Domani devo andare in campagna a trovare mia figlia. Forse sto affrettando le cose, ma vorrei che venissi anche tu. Per incontrare tua madre. E mia figlia. Ci terrei moltissimo. Organizzando una festa per il suo compleanno e mi ha invitata. Ma non inviterà Rebecca, perché hanno litigato. E per quale motivo? Rebecca ha detto a Barry O'Brien che piace a Sheena. E allora? E lei ha dato un pugno a Rebecca mentre erano in bagno. Non mi ricordo storie di questo genere quando andavi a scuola tu, oppure non le raccontavi nelle bellissime lettere che mandavi a casa. Tu hai studiato in collegio? In Inghilterra, ma non l'hanno voluto i miei. Gli ho chiesto io di andare fuori, avevo 9 anni. L'inizio della mia passione per i viaggi, credo. 9? Ci colpì molto la sua voglia di evasione. Ho avuto un'ottima formazione classica e un sano risentimento verso l'autorità. Quando il padre di Bill morì, non potei più permettermi di pagare il collegio. Questa è la scusa ufficiale, ma credo che in realtà mamma mi rivolesse a casa. Non avrei avuto bisogno di scuse per tenere mio figlio con me. La verità è che avevo bisogno di mandare avanti la casa. Nonna è una grande pittrice. Anche Vanessa è un'artista. Davvero? Scolpisco. Ho fatto un corso all'università, ma adesso lavoro per l'azienda di famiglia. Vuoi vedere la ricerca che ho fatto per la scuola? Ci sono moltissimi disegni. Sì, mi piacerebbe tantissimo. Prima mangiamo il dolce. Che bello quell'anello. È un diamante? Sì, lo è. È meraviglioso. Grazie. Che fine ha fatto il dolce? Oh. Vado a prendere la ricerca. Lasci che l'aiuti. Assolutamente no. Ci pensiamo io e Bill a sbrigare le faccende. Lei è un ospite, mia cara. Con permesso. Da quanto tempo conosci questa certa Vanessa? Questa certa Vanessa? Detto così sembra che ti abbia fatto conoscere chissà quante donne. La conosco da un po'. La conosci tanto da presentarla a Elena?
Mamma, quante donne ho portato qui a conoscere mia figlia? Nessuna. La difesa ha concluso. E di chi sarà mai l'anello che porta al dito la signorina Stewart? Puoi rilassarti, mamma. Con un po' di fortuna la prossima volta non lo porterà. Pronto? Sì? Sì. Mi è piaciuto fare questa ricerca sulle api perché sono degli insetti interessanti e sono facili da disegnare. Sei veramente molto brava a disegnare, questo lo sapevi? Sì, grazie. Sono davvero belle le tue perle. Le vuoi provare? Sì. D'accordo. Hai fatto? Sì. Sono bellissime. Tu sei la ragazza del mio papà. Mi ha chiamato la redazione. Dopodomani devo tornare nei Balcani. Davvero? Oh. Ehi, principessa. Abbiamo ancora 2 giorni da passare insieme. È tanto tempo. Ciao. Ciao. È stato troppo impegnativo incontrare Elena e mia madre insieme. No. Mi piacciono molto. E tu piaci a loro. Su tua madre non ci giurerei. Ti sembra così perché non la conosci bene. Intervisterai il capo degli autonomisti? Certo. Fra una settimana. Non proverei questo per te insieme a Steven. Non posso continuare a mentirgli. Io ti amo. Mi sembra un bel posto dove crescere. Lo era. Vorrei poter partire con te. E io vorrei poter partire al tuo posto. Tu andresti nei Balcani per me? Beh, credo che tra il dover dire a Steven che non lo sposerò e una guerra devastante, sceglierei la guerra. Non andrà mai così tra noi, te lo prometto. Così come? Io sarò sempre al tuo fianco. Ero all'inizio della carriera quando mi sono sposato. Pensavo che andando sempre all'estero sarei riuscito ad affermarmi, che avremmo trascorso più tempo insieme, che a Natale ci sarei stato o al nostro anniversario. E invece le dissero che aveva un linfoma e non ci fu più l'anno dopo. Ho sfuggito il ricordo per anni, lavorando senza sosta, vivendo avventure che non mi impegnassero, fino ad oggi. Ritorno fra una settimana. Incontriamoci a Venezia. A Venezia? Non voglio più sprecare tempo. Come sta la sorella di Mimì? Meglio. Bene. Sto facendo i preventivi per l'anno prossimo. Mi dai una mano dopo? Io ti devo parlare. Spara. Ricordi quando ti dissi che mi sentivo intrappolata? Abbiamo già affrontato questo discorso ed è arrivato il momento di sposarci. Voglio annullare il matrimonio. Come? Tesoro, lo so che fa paura, è un grande passo. Ma io no, sono accanto io a te. Non ho paura. Molte persone si fanno prendere dal panico prima del matrimonio. Questo non c'entra affatto. È una cosa molto frequente. Mi vuoi dare ascolto? Ok, ti ascolto. Non c'è ragione per non fare quello che si vuole nella propria vita. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Noi abbiamo fatto dei progetti e all'epoca sembravano dei progetti stupendi. Ma adesso io sono cambiata. E quei piani non vanno più bene. Ma che cosa dici?
Non voglio più sposarti, Steven, perché... perché non ti amo come dovrei. Cosa intendi per come dovrei? Io non sono felice. Ma che cosa ti succede? Non mi aspetto che tu capisca. Infatti, non ti capisco proprio. Non sembri nemmeno più tu. Che cosa ti succede? Perdonami, ma questa sono io. Sei sicura di volerlo? Tirarti indietro un mese prima del matrimonio, che cosa diranno i tuoi genitori? Abbiamo investito 4 anni di vita in questo rapporto. Mi dispiace. Mi sta bene che tu pensi a te stessa, ma non ci pensi alle altre persone? Non ci pensi a me, eh? Non ci pensi a me? Così poco? Sbaglio. Le previsioni sul fatturato possono essere più alte. Scusatemi, ma dovrei chiedervi un favore. Ho bisogno di andare un po' in vacanza. Quando? Direi da oggi. Dobbiamo finire i preventivi e poi c'è la campagna pubblicitaria. Non puoi andare in vacanza adesso. Volevo comunicarvi che io e Steven ci siamo lasciati. Cos'è successo? Ho incontrato un altro. Quando? Quando? A Venezia. Venezia? Ma sei stata a Venezia solo 4 giorni. Non sarebbe mai accaduto se tra noi le cose fossero andate bene. Ma tu hai preso un impegno con quell'uomo. Mi dispiace, ma non ho più niente da dirvi. Vanessa? Come argomentazione è davvero scarsa. Pronto? Sono io. Dove sei? Un bel posto nel centro di Pristina. Ho lasciato Steven. Aspetta. Come stai? Bene. Vorrei che fossi qui. Ti farei sentire meglio? Ci puoi scommettere. Posso essere a Venezia dopodomani. Ti va di vedermi? Sì. Così ci perderemo insieme. Conosco un ottimo ristorante. D'accordo. Ti amo. Siamo giornalisti, reporter. Passaporto. Telecamera. Spegni la telecamera! Non dargli retta! Spegni la telecamera! Continua a riprendere! Ehi! Continua a riprendere! Uomini armati. Credevamo che fossero i nostri contatti, i membri del fronte di liberazione, ma quando Bill gli si è avvicinato, gli hanno sparato senza pietà. Io ho ripreso tutto con la telecamera. Spegni la telecamera! Non dargli retta! Spegni la telecamera! Continua a riprendere!
Drusilla. Sono Vanessa. Chi? Vanessa Stewart. Sì, signorina Stewart. L'ho appena visto in TV, è spaventoso. Non posso credere che sia... Presumono che sia morto. Ma non ne sono sicuri, non sono riusciti a trovarlo. Io mi sto aggrappando a una speranza. Ma dove... Dove sta adesso? Sono stati evasivi con me, perché forse non ne sanno niente ancora. La rete televisiva mi manderà sul posto dove è stato visto per l'ultima volta. Voglio venire con te. Voglio venire con te, per favore. Come preferisci. Grazie. Smettila di lamentarti. Adesso smettila! Signora Fitzgerald. Vanessa Stewart, la compagna di mio figlio. Signorina Stewart, sono Jim O'Connor, della sicurezza della rete televisiva. Signora Fitzgerald, mi permetta di dirle quanto sono dispiaciuto per quello che sta passando. Almeno avete idea di dove si trovi mio figlio. Hanno sparato a Bill all'interno della zona dei combattimenti, a circa 70 miglia da qui. Abbiamo battuto tutta l'area, ma non c'è traccia di lui. Ogni tentativo è stato inutile. Ma dove potrebbe essere? È possibile che chiedano un riscatto. Se fosse così, le persone che lo trattengono avrebbero tutto l'interesse a mantenerlo in vita. Voi cosa state facendo? Stiamo conducendo una ricerca molto estesa con agenti operativi sotto copertura. Che cosa significa operativi? Esperti che hanno lavorato qui per anni. E anche gente del posto. Quando saprete se vogliono un riscatto per liberarlo? Potrebbero fare la richiesta di denaro quando si sentono più al sicuro. Fra settimane. Forse mesi. Lei crede che sia ancora vivo? Onestamente, non lo so. Due settimane. Hanno detto che forse ci sarebbero voluti mesi. Tu non devi stare qui, mia cara. Devi avere altre mille cose alle quali tornare. Il tuo lavoro, la famiglia. I miei genitori sono terrorizzati. Ma questa è la mia vita adesso. Prima di incontrare Bill, credevo di avere tutto. Un lavoro meraviglioso, un fidanzato. Meraviglioso. Bisogna accontentarsi di quello che la vita ci dà, non pensi? Bill mi ha fatto capire che potevo avere molto di più. Allora tu ami veramente mio figlio? Sì, lo amo. Sai che dopo la morte di mio marito e quella di mia nuora Claire, non riesco più ad affezionarmi alle persone con facilità. No. Coraggio. Stamattina ho parlato con Elena. Sì, come sta? Oh, certo, le manco molto. Lei sta molto bene insieme a mia sorella, ma è la prima volta che la lascio così tanto tempo da sola. Se vuoi tornare a casa, rimarrò io qui. No, no, non tornerò mai a casa senza mio figlio.
tutto bene? Certo. Pronto? Sì, sono io. Cos'è successo? Hanno ricevuto una richiesta di riscatto. Un'altra. Questa è mia. Presto! Dobbiamo andarcene! Ammazzalo! Sei impazzito! Il riscatto! Stanno arrivando le truppe NATO e bombardano tutto! Ma sono tanti soldi! Ci può identificare? Non può! Liberiamoci di lui! Non può! Ammazzalo. Potete chiedere un riscatto da $1,000,000! Purtroppo ho delle cattive notizie. Lo scambio non è avvenuto. Per quale motivo? I nostri agenti sono andati all'appuntamento, ma non c'era nessuno. E c'è dell'altro. Sono stati ritrovati il portafogli e l'anello di Bill. Dove? In una chiesa bombardata accanto al luogo dell'appuntamento. Su di un corpo carbonizzato impossibile da identificare. Lo stiamo facendo esaminare. Ma crediamo sia Bill. Oh mio Dio, ne siete sicuri? Non vorrei darvi delle false speranze. Tesoro, mi dispiace tanto. Non so dirti quanto mi renda felice vederti qui sana e salva. Charles, vai a prenderle un bicchiere d'acqua. Sì. Oh. Stiamo cercando di recuperare il corpo di Bill e la madre vuole che vada a casa con lei in Irlanda. È la cosa più giusta da fare. Non ti pare? Qualsiasi cosa tu pensi di fare, tua madre e io capiremo le tue decisioni. Siamo con te e ti vogliamo bene. Elena! 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 Elena, che stai facendo qui? Ti ho cercata dappertutto. Scusami. Che stai facendo? Volevo chiedere una cosa alla mamma. Papà mi aveva detto che se volevo parlarle dovevo venire qui. Oh. Volevo chiedere alla mamma, dov'è papà? Voglio sapere dov'è papà. Oh, tesoro. Ascoltami. Il tuo papà è con la tua mamma adesso. È morto.
ancora. No. No. Inizia a far freddo là. E piove molto di più di quanto non lo faccia qui. Ti ho portato questi maglioni che mi manda mia madre e che non metto mai. Non avrò bisogno di così tanta roba. Questo lo dici adesso. Non riesco a vederti in una fattoria, alzarti all'alba, mungere le pecore. Non si mungono le pecore. Sei stata solo un fine settimana e sei già un'esperta. Ma non è una fattoria, è una casa colonica. Radunare le greggi, portarle al pascolo, arrotolare tutta la lana in gomitoli. Le pecore non ci sono. Le cashmere in un angolo, le sintetiche in un altro. Stai cercando di farmi ridere? Oppure parlando alle pecore direi: forza, forza, oppure diventerete costolette. Mi mancherai tantissimo. Anche tu a me. È bellissimo. E andando avanti c'è uno stagno, una cascata e delle rovine. Ti devono piacere molto quei posti. Sì, infatti è così. Anche a papà sono sempre piaciuti. Quell'uomo gli somiglia. Mi manca tanto. Anche a me. Che cosa fai in piedi a quest'ora? Io non riuscivo a dormire. Ho avuto degli incubi. Poi ho visto la luce accesa. Li ho avuti anch'io. Ho parlato con O'Connor un'ora fa. Credono che il corpo di Bill sia nelle mani del governo jugoslavo. Io devo riportare mio figlio a casa. Sì, è così. Sapevi che anche lui aveva un vero dono per il disegno? No, non me l'ha mai detto. Troppo modesto. Lui fantasticava sui miei quadri, invece. Si sedeva qui e mi guardava dipingere per ore. Io mi sentivo in colpa. Cercavo di convincerlo a uscire, a svagarsi. Ma lui diceva: mamma, che senso ha un quadro se nessuno lo vede? Hai imparato da piccolo a fare quello in cui credeva. Andava fino in fondo, coglieva tutte le occasioni. Purtroppo, penso che forse ne ha colte troppe. Non sarebbe stato felice se avessi vissuto in un altro modo. No. 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 Vanessa. Sì. Dormi bene. Io sono Steven. Lei è Elena. Elena, lieto di conoscerti. Allora, come va?
Sono molto più infelice di quanto potessi immaginare. Mi manchi, Vanessa. Non giudicarmi per questa debolezza. È il periodo più brutto della mia vita. Io ti amo. Dammi una seconda possibilità. Io e i tuoi genitori vogliamo che tu ritorni a casa. Io non posso ricominciare con la mia vecchia vita. Ne possiamo costruire una nuova, se vuoi. In fondo andava bene tra noi due. Sì, certe cose andavano bene. Ma non abbastanza. Che stupido. Ho rovinato tutto, Vanessa. Non facevo che pensare al mio lavoro, tanto da non rendermi mai conto di quanto tu fossi importante per me. Steven, non c'era niente che tu potessi fare. Tra noi non andava. E Bill non c'entra assolutamente. Avremmo soltanto fatto finta di essere felici. Addio. Ecco le cose che mi avevi chiesto. E anche un piccolo regalo da parte mia. Riguardati, baci, Mimì. Caro papà, quando ero piccola, ho sempre pensato che se fossi stata una bambina perfetta, tu e la mamma mi avreste voluto più bene. Io ci ho provato, tanto da perdere di vista chi ero realmente. Quando tu avesti quella relazione, mi sentii arrabbiata e tradita. E per vendetta nascosi a te e agli altri chi ero veramente. Mi ero così chiusa in me stessa che stavo per sposare l'uomo sbagliato. Quando ho incontrato Bill, invece, per la prima volta nella mia vita, mi sono sentita me stessa. Papà, ora non sono più arrabbiata con te e spero che capirai perché ho lasciato te, la mamma e gli affari. Voglio che tu conosca la vera Vanessa. So che non è perfetta, ma so che le vorrai bene. Come io ne voglio a te. Elena, vieni giù, amore, siamo pronte. Oddio, quanta roba da mangiare. Ogni volta che usciamo per un'escursione non vuole più tornare a casa.
Ah, spero di riuscire a camminare per così tanto tempo. Andiamo, forza! Io vado per prima! Vedere i cavalli, mia cara Vanessa. Ma non penso di potercela fare. Ti prego, portami a vedere i cavalli. Era una delle cose preferite da papà. Allora andremo a vederli. Mi manca tanto. Non siamo riusciti a trovarlo. Come farà ad andare in paradiso? Il tuo papà è in paradiso. Tu come lo sai? Elena, in paradiso ci vanno le persone buone. E tuo padre lo era. Ricorda solo di mantenere sempre vivo il suo ricordo nel tuo cuore. Come facciamo io e la nonna. E tutte le persone che gli vogliono bene. Lo farai, questo? Certo, lo farò. Ah, tesoro. Voi due siete troppo lenti. Tu troppo veloce. Ho tentato di contattare la rete televisiva stamattina per avere notizie del corpo di Bill, ma nessuno ha voluto parlarmi. In un attimo hanno riattaccato. Ma perché non vogliono restituire il corpo? Non mi convince. Non sono un fantasma. Volevano trattenermi per un'intervista. Ma io sono voluto venire subito qui. Di nuovo, non ci posso credere. Il mio istinto dice destra. Davvero? No, sinistra. Con te potrei perdermi per sempre. Allora lo vuoi? Cosa? Vuoi perderti con me per il resto della vita? Sì,
Lo voglio.